Ben ritrovati cari amici, dunque questo è l'episodio speciale 13.5. Allora, cosa faremo in questo episodio speciale? Semplice, innanzitutto vedete siamo nuovamente a Cathedral Ward, qua troveremo una nota, la leggiamo insieme. Aspetta soltanto un attimo, te ne prego, la vecchia signora se n'è andata ragazzi, è andata in giro in cerca di qualcosa, ancora non è tornata, vedete che non è in zona, però è andata a cercare altri sedativi per noi. Ciò che noi dovremo fare è sostanzialmente entrare lì. Quella porta, ragazzi, è aperta da quando battete la belva setata di sangue. In realtà noi l'andremo a vedere adesso con largo ritardo. Ma perché? Perché questo episodio è mirato a farci ottenere un altro terzo cordone ombelicale e qualcos'altro molto simpatico. Innanzitutto c'è un signore con la Gatling qua, quindi che dire, simpatia settami addosso. Aprite questo, forse otterrete la runa comunione, dopodiché ci troveremo qui, ci spareranno dall'alto, dobbiamo liberarci di questo che vabbè con l'arma potenziata a questo punto del gioco è molto più semplice. Invece di procedere di qua, procedete di qui, vedete, officina della chiesa della cura, lasciatevi cadere, il salto vi potrebbe infliggere un po' di danni, ma per perfetto, ok, guardate in che zona siamo. Là sotto, anche se non lo vedete, c'è una porta. Quelle funi fanno da, come dire, riferimento. Potrebbe non venire al primo colpo, ve lo dico subito. Noi ci proviamo, nel caso non viene al primo colpo, ci proviamo al secondo colpo, insomma, o al terzo, il quarto, quelli che servono. Proviamo. Ecco qua. Allora, come vedete, il salto ci fa molto male, quindi rimettetevi in overheal. Una volta che cadete qui, dovrete lasciarvi cadere esattamente qua. Ecco qui. Dovete raggiungere questa porta. Aprite e proseguite. Ora ditemi voi, vecchia officina abbandonata, cosa vi sembra questo luogo? Ci state arrivando anche voi. Guardatelo bene. Ricorda terribilmente il sogno del cacciatore, in quanto questa è la vecchia officina a cui facevano capo tutti i cacciatori un tempo. Ora raccoglieremo i vari item che si trovano qua. Innanzitutto avremo una lanterna per tornare veloci in questo punto. Abbiamo un altro item qua dentro, un piccolo ornamento per capelli e vedremo cosa servirà. Abbiamo il terzo cordone ombelicale, ciò per cui siamo venuti qua, e qua c'è un vecchio automo abbandonato, come vedete non in funzione. Qua, dove troviamo spesso l'automa pregare, troveremo l'osso del vecchio cacciatore. Cosa fa l'osso del vecchio cacciatore? Ovviamente è un'arte, potremmo usarla con il nostro 15, quindi lo utilizziamo. Usa 4 proiettili di mercurio, l'osso di un vecchio cacciatore il cui nome è andato perduto. Si dice che si trattasse di un apprendista di German, esperto nell'arte della velocizzazione, una tecnica particolare dei primi cacciatori. Sembra dunque appropriato che i cacciatori portatori della torcia, sostenuti dal sogno, abbiano estratto un'antica arte dai suoi resti. Quindi ecco qua ragazzi, andremo ad usare quest'arte, appena riusciamo a metterla, ecco qui, pure io se non metto l'arte giusta, ecco qui vedete, e diventiamo invisibili durante le rotolate.
questa è la nostra arte. Qui avete anche un piccolo forziere dove dentro troverete il cappello dell'automa, l'abito dell'automa, i guanti dell'automa e la gonna dell'automa. Ovvero, molto più semplicemente, è un set femminile, il cappellino abbandonato di un automa, forse parte di un vestito di ricambio. Guardando la pregevole fattura dell'oggetto e la cura con la quale è stato conservato, è evidente che l'automa fosse molto importante per la proprietaria. In tutta un'area quasi maniacale risulta leggermente caldo al tocco. Quindi non mettiamo l'abito dell'automa, perché comunque è un abito femminile, ragazzi, però vi posso dire che non è questo granché come set. Quindi fate questa procedura, ragazzi, per venire qua e ottenere il terzo cordone ombelicale. Ora ci daremo un'altra cura e torniamo all'officina della chiesa. C'è ancora qualcosina che vi voglio mostrare qui. E anche il piccolo ornamento per capelli, vi ricordate quando l'abbiamo preso, no? Ebbene, anche quello ha un senso. E qua, qua, vedete che riusciamo a scendere sul fondo. Ovviamente ci sono altri oggetti da prendere lasciandovi cadere, quindi vi invito a rifare la strada una seconda volta. Avvicinatevi a questo mostro, non l'avete mai visto, eh? Ma nei calici ne troverete altri come lui. Backstep e ve lo levate calci. E inoltre, ragazzi, paga anche 1000 cocuzze. Ed eccoci qua, siamo in una zona nuova, piccola, perché la esauriremo facile. Come vedete, nessuno parla più perché abbiamo triggerato oramai la luna di sangue. In realtà non è nessuna quest quella. Qua troverete il cappello di Yharnam e l'abito da contadino. In realtà vediamo se riusciamo a trovarli. Incomincio ad avere un po' tanti set, come vedete. Ecco qua, il cappello di Yharnam spiegazzato, cappello di Yharnam piuttosto consunto, va perdendo la forma. E qui abbiamo l'abito comune, piuttosto consunto, è bagnato di sudore. Che schifo! Quindi, ragazzi, se li equipaggiate, non è un vero e proprio set, come vedete, sono in fondo, però sono quelli degli abitanti di Yharnam qui. Ed ecco qua, c'è qualche loot da raccogliere, come vedete, quindi farvi un giretto qua sotto, già che siete arrivati all'officina, ne vale, diciamo, la pena. Ci sono sti qua col forcone, che sono cattivi, guardate, sono cattivi, arrabbiati, nervosi. Qua c'è un cagnazzo. Comunque vedete, le strade poi si ricollegano. C'è ancora qualcosina da raccogliere, lo vediamo insieme. E poi torneremo a Cathedral World per fare un salto alla nostra, attenzione, officina, ovvero sogno del cacciatore, scusate. Qua abbiamo uno di quelli che... shottato. Meglio. Ok, troverete queste rune per le vostre armi. Proseguite di qua e troverete un ascensore. Non dovete attivarlo, è già attivo l'ascensore. E guardate dove vi porta. Troverete un item, Cathedral World, lo raccogliete, sangue freddo denso, e siete nel luogo dove potevate evocare Henriette, se vi ricordate. Ecco qua,
e combattere Vicari Omega. Vi ricordate che c'è quell'oggetto che non capivamo come prendere, in realtà si fa così. Torniamo a Cathedral War e per concludere il nostro episodio speciale, tutti quanti insieme appassionatamente, la signora ancora non è tornata? No, poi capirete perché vengo a vedere qui. Comunque vi lascio il link in descrizione, più che in descrizione a video, se mi ricordo, per la quest della signora, anche qui, come ve l'ho lasciato nello scorso episodio, se mi ricordo bene, anche in questo speciale il link per la quest della signora, in quanto abbiamo esaminato il suo dettato che ci ha lasciato. Eccoci qua. L'ultima parte, l'ultimo step di questa missione prevede di andare dalla missione, c'è una cosa che vi faccio notare, dal nostro automa. Che cosa desideri? Consegnate l'ornamento per capelli. Cos'è questo? Non ricordo, non rammento nulla, solo sento un desiderio. Una cosa mai provata prima. Cosa mi sta succedendo? Dimmi, cacciatore, è forse gioia? Ah. Otterrete la lacrima di pietra. Cos'è la lacrima di pietra? Ovviamente lo guarderemo insieme. Ecco qua. Allora, pietra dai riflessi argenti. Usala per trasformare una gemma del sangue goccia in grado di rinforzare qualsiasi arma. Un automa non versa sangue né lacrime, quindi la sua natura è ignota. Quindi è una lacrima dell'automa, ragazzi. Ecco qua, andiamo a ricercare. Usa. Gemma del sangue lacrima. E otterrete un nuovo item per potenziare le vostre armi. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio speciale che vi ho fatto con tanto amore, io vi ringrazio di averlo visto e vi chiedo il solito like, oppure vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando e come proseguirà Bloodborne, sempre qua sul canale. Alla prossima signori, ciao ciao a tutti dal vostro Sion e grazie di aver visto l'episodio ancora una volta.